Buongiorno ragazzi, tutto bene? Oggi impariamo che cos'è un goniometro e vedremo come si usa. Siete pronti? Goniometro è un termine di origine greca composto da due parole. Gonio, che significa angolo, e metron, che significa misura. La parola goniometro, per cui, significa misura di un angolo. Il goniometro è uno strumento che permette di misurare l'ampiezza di un angolo, se ce l'abbiamo già disegnato, e permette di disegnare un angolo di cui si conosce già l'ampiezza, ovviamente espressa in gradi. Solitamente il goniometro ha una forma circolare con ampiezza di 360 gradi. Oppure semicircolare di ampiezza di 180 gradi. In questo caso si tratta di un goniometro semicircolare. Su un goniometro sono riportate due scale, una interna in cui ci sono i valori da 0 a 360 o 180 ordinati in senso antiorario. L'altra esterna, in questo caso i numeri sono scritti in senso orario. Il centro dello strumento è indicato con una crocetta, un trattino, un puntino, un buchino e andrà sovrapposto al vertice dell'angolo che vogliamo misurare. Ed ora un po' di pratica. Proviamo a misurare l'ampiezza di questo angolo utilizzando la scala esterna. Prima di tutto dobbiamo far coincidere il centro del goniometro con il vertice dell'angolo e poi far corrispondere lo zero della scala con il lato dell'angolo stesso. Ora leggiamo il numero che viene toccato dall'altro lato del nostro angolo. Esso indicherà la misura dell'ampiezza dell'angolo espressa in gradi. Nel nostro caso leggiamo 42 gradi. Se volessi utilizzare la scala interna, il procedimento è lo stesso. Prima di tutto faccio coincidere il centro del goniometro con il vertice dell'angolo, poi faccio corrispondere lo zero con un lato dell'angolo e leggo il numero che viene toccato dall'altro lato. Vedete che è sempre 42? Bene ragazzi, oggi abbiamo imparato che cos'è un goniometro e come utilizzarlo per poter misurare l'ampiezza di un angolo. Spero sia tutto chiaro. Ora non vi resta che esercitarvi un pochino e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!